Anguilla, l'animale magico, videoblog sull'anguilla che è davvero una specie di monumento vivente alla magia, è un po' come il segreto delle piramidi, il grande mistero delle piramidi, il grande mistero delle anguille. Noi conosciamo l'anguille come animale d'acqua dolce che vive nei laghi, nei fiumi, anche del Po o sui laghetti di montagna, anche quelli isolati non raggiunti da fiumi, e ci sono le anguille. E le anguille che vivono in questo laghetto, per dire, di 1000 metri d'altezza, dove sono nate queste anguille qua? Dove sono nate? Molti diranno, beh, all'interno del laghetto, venendo lì a fare i figli. No, non nascono all'interno del laghetto, ad esempio, mettiamo sto laghetto nelle montagne vicino al Po. Dove sono nate? Sono nate tutte quante nel Mar dei Sargassi. Porca miseria, ma dov'è sto Mar dei Sargassi? In realtà sto Mar dei Sargassi non è un mare, ma sta proprio nell'Oceano Atlantico, diciamo al largo di Cuba, Bahamas, Cuba, a sud della Florida, cioè sta proprio da tutt'altra parte. Allora, com'è possibile che l'anguilla che vive nel nostro laghetto, nei nostri fiumi, sia nata nel Mar dei Sargassi? Allora, vediamo innanzitutto cos'è che gli studi hanno reso noto. Queste anguille nascono tutte quante, nascono nel Mar dei Sargassi, dove c'è un paio di caratteristiche perlomeno particolari. Una è che c'è una specie di alga in questa parte di oceano che vive in superficie, tant'è che il mare sembra verde. E poi ci sono delle correnti particolari, tant'è che ristagna lì in alcuni punti la plastica e ci stanno le famose isole di plastica, perché si vede che si creano una specie di vortici dove la plastica in giro per l'oceano si ferma là. E questo che è? Non perché per la nascita dell'anguilla ci vuole l'inquinamento, no? Che nella nascita dell'anguilla ci vogliono delle correnti particolari. Esistono due anguille, l'anguilla americana e l'anguilla europea. L'anguilla europea va a finire in Europa, in Africa, e l'anguilla americana va a finire Nord-Sud America. E nascono più o meno nello stesso punto, però sono due specie differenti che stranamente non si mischiano mai. Una volta nate, queste anguille, ogni anguilla dice che fa fino a 1,5 milioni di piccoli, 1,5 milioni, quindi tanti, eh. E vanno in superficie, sono una specie di, diciamo, dei vermicelli coleali che, secondo gli studi, ma insomma è tutto da verificare proprio bene, lasciandosi trasportare dalle sole correnti, entro dopo 3 anni raggiungono le coste, quindi raggiungono le coste del Nord Africa, le coste della Spagna e poi man mano le coste dell'Inghilterra, della Svezia, arrivano in questo modo. Però insomma molte dovrebbero passare attraverso questo stretto di Gibilterra, quindi non si sa com'è, c'è tante che entrano dentro lo stretto di Gibilterra e dentro il stretto di Gibilterra cominciano a entrare dentro verso le coste dell'Italia e altre risalgono l'Adriatico, quindi vanno giù sotto la Calabria e risalgono l'Adriatico e arrivano che sono uno stadio che sono dei piccoli serpentelli, diciamo, queste anguille. Risalgono, arrivano addirittura su fino al Po e cominciano a risalire il Po, e qua risalgono il Po e trovano altri fiumiciattoli, ma nel fare questo già c'è una trasformazione grossa, diventano da animali di acqua salata a animali di acqua dolce, quindi già una prima stranezza, già è un animale particolare per questo, è un animale che nasce in acqua salata, a un certo punto decide di trasformarsi di acqua dolce. Alcuni invece non si trasformano e continueranno a vivere il resto della vita come animali di acqua salata, magari a ridosso della foce di qualche fiume. Vabbè, quindi già è strano e magico sta cosa. Risalgono sti fiumi e poi magari abbandonano il fiume e cominciano a strisciare come se fossero un serpente, quindi nati in piano oceano diventa animale di fiume, animale di fiume diventa animale di terra perché strisciano fino a raggiungere questi laghi non raggiunti dalle acque, quindi, e poi non andavano a pescare, ma è una cosa incredibile il fatto che siano arrivati là dopo un viaggio così spaziale. Quindi va bene, quindi è già una cosa pazzesca fino a qua. Lì vivono per tanti anni, 10 anni, 20 anni, così, quindi si ingrassano, creano grasso, dopodiché riniziano sto viaggio al contrario. Mentre però l'andata l'hanno fatta galleggiando, diciamo, sopra l'oceano, usando le correnti in superficie,
il ritorno che fanno da sto laghetto ipotetico, mettiamo sulle Alpi, sto laghetto a 1000 metri d'altezza, è fatto tutto quanto sottoterra e senza nessun riferimento, diciamo, di sole o di stelle, perché l'anguilla è un animale che odia la luce. Quindi cosa succede? A un certo punto in autunno, in una notte di luna nera, quindi quando c'è l'assenza totale di luna, queste anguille, mettiamo che si trova l'anguilla, quella che ha fatto il viaggio più assurdo, che si trova nel suo laghetto isolato, senza fiumi, a 1000 metri d'altezza, perché riescono ad arrivare fino a 1000 metri d'altezza, cosa fa? Quest'anguilla esce fuori in una notte senza di luna e comincia, andando in giro come un serpente, a cercare un fiume. Cerca sto fiume e trova il fiume. Trova il fiume e comincia a fare il percorso al contrario del fiume fino a cercare un fiume più grande che poi dopo lo porterà al mare. Mettiamo un percorso, sempre quello più assurdo, un mare Adriatico. A questo punto, andando nelle correnti in profondità, quindi in basso, comincia a viaggiare a una media di 15-40 km al giorno per 3 anni. 3 anni dove farà sta cosa qua. Pazzesco, no? Che per 3 anni uno fa un cammino di Santiago lungo 3 anni che lo porta dall'Adriatico o da qualsiasi altra parte, insomma, dell'Europa e dell'Africa, attraversando l'oceano a magari a 1000 metri di profondità. E questa è un'altra magia. Cioè, un animale che ha viaggiato per anni in superficie dell'oceano, quindi o dei mari o dei fiumi, quindi un animale di superficie, diventa allo stesso tempo un animale di profondità. Quindi un animale che può essere anche un animale terrestre che striscia sulla terra diventa allo stesso modo un animale che riesce a resistere alle pressioni di 1000 metri sott'acqua. Quindi pure qua c'è proprio una magia. E come fa a 1000 metri sott'acqua ad avere un orientamento che lo porterà a 5000 km di distanza ad arrivare esattamente là dove era nato? Poi un altro mistero: sono esattamente i figli che stavano lì nel laghetto a ritornare in esattamente quel laghetto, o un qualsiasi anguilla nata di quelli dei milioni che nascono? E quindi c'è quest'altro mistero qua. Saranno proprio le stesse anguille, i figli, che magari c'è una memoria genetica? E tra l'altro è uno dei grandi misteri, perché uno potrebbe dire: come fa uno a ritornare esattamente nello stesso posto? Cioè, se anguille quando viaggiano sono viaggiatori solitari o si ritrovano in branchi e rifanno il viaggio? Poi sono tutti quanti d'accordo che sto viaggio di ritorno nelle profondità lo fanno una sola volta. E quindi c'è questo grande mistero: uno va, depone le uova e poi dopo non può fare il viaggio come quelli appena nati in superficie, quindi probabilmente moriranno là dopo che hanno fatto questo viaggio delle uova, che depongono tutte quante queste uova, anche perché saranno sfiniti, hanno utilizzato tutte le riserve di grasso. Quindi che succede? Succede che queste anguille, se non seguono un branco, cosa che succede magari invece per gli uccelli che volano, quindi l'uccello giovane, uno potrebbe dire l'uccello giovane trova esattamente lo stesso nido quando fa dall'Africa, il cormorano, il fenicottero viene dall'Africa in Italia, segue i genitori e impara la strada. Vabbè, in questo caso no, perché fanno questo viaggio una sola volta. C'è un istinto che gli dice, mentre stanno là sul laghetto a 1000 metri d'altezza, dice: adesso è il momento di iniziare sto viaggio. Ma questo istinto è pazzesco, cioè c'è una memoria, e quindi viene quasi a dire: se l'anguilla riesce a avere, il capitone riesce a avere sta memoria che gli dice di ripercorrere, d'andare a quel punto al laghetto, quando c'è sta la notte senza luna, comincia a strisciare come un serpente, il fiume sta lì, ripercorre il fiume al contrario, si è arrivato al mare, ripercorre il mare in quella direzione, a sto punto cambia direzione perché è finito l'Adriatico e comincia ad andare verso Gibilterra, a Gibilterra prendi e vai verso il mar dei Sargassi, ecco, a 1000 metri di profondità ti dice: no, guarda, lì sopra ci stanno le alghe, quelle che ci mangeranno il corpo. Come fa a 1000 metri di profondità a capire che sopra ci sta? È un vero mistero d'este. E c'ha di per sé dei fattori proprio di magia, perché se noi diciamo che non riusciamo a ricordarci quello che abbiamo fatto nelle vite precedenti, quindi, e uno dice: no, non ti puoi ricordare di essere stato qua in una vita precedente, magari anche genetica, vita precedente, diciamo
genetica, che ne so, dove è stato mio nonno in un punto, io mio bisnonno